La sedicesima giornata del campionato di promozione Girone A, la prima di ritorno, ha visto di fronte al Comunale Giommoni di Castiglion del Lago, i locali della Trasimeno in verde e gli ospiti della, della Virtus San Giustino in giallo rosso. Ha arbitrato il signor Chiara Luce di Perugia, assistenti i signori Quaglia e Meniconi di Foligno. Partono forti gli ospiti e dal primo fondo il cross di Poggioni colpisce la parte esterna del palo. Al sedicesimo, la conclusione di testa di Bellardinelli, da buona posizione, finisce abbondantemente oltre la traversa. Arriviamo al ventiduesimo. C'è la conclusione di Bellucci, che Matteagi mette in angolo. Al venticinquesimo, a fondo degli ospiti con Piccini. Il suo tiro è bloccato a terra da Massarelli. Al trentaduesimo... Grossa occasione per gli ospiti con Belloni, ma la sua conclusione da sottomisura è da dimenticare. Al quarantesimo, splendido il tiro al volo di Velardinelli che finisce sul palo. Sul prosieguo dell'azione ci prova Bellucci, Matteaggi blocca. Il primo tempo tra la Trasimeno e la Virtus San Giustino termina sullo 0-0. Con le riprese di Roberto Siena passiamo al secondo tempo, che vede al primo minuto Etogò con un gran sinistro sfiorare la base del palo e sul rovesciamento di fronte Belloni impegna a terra Massarelli. La partita continua ad essere piacevole, con continui capovolgimenti di fronte. Arriviamo al sedicesimo. Piccini, da ottima posizione, fa compiere un mezzo miracolo a Massarelli, che evita il gol del vantaggio ospite. Il tiro successivo finisce di molto a lato. Al ventiseiesimo è Matteagi che nega il gol al neoentrato Miccio, che si ripete un minuto dopo, impegnando di nuovo il portiere ospite. Al ventottesimo c'è la gran. Conclusione di polpetta su punizione che viene messa in angolo da Matteagi. Su palla proveniente dall'angolo, il centravanti e Togò porta in vantaggio la Trasimeno, che due minuti dopo si divora il raddoppio con il neoentrato giardino. Il pressing finale del San Giustino non cambia il risultato, che vede i locali della Trasimeno vincere per 1-0. Da sottolineare l'estrema correttezza dei giocatori scesi in campo in quanto l'arbitro non ha ammonito nessun calciatore. Sì, dopo Natale e Pefania ripartire così credo che sia importante e stimolante per il futuro. Chiaro che, però, abbiamo dei grossi rammarci, perché credo che alla fine, almeno un punto, lo meritavamo. Però credo che mettere sacrifici, energie economiche e tutto quanto. Io vorrei dire al CRU che gli arbitri giustamente sono giovani, devono fare un'esperienza, però credo che far smettere di arbitrare gente a 32-33 anni, credo che sia un po' troppo presto e credo che questi come l'arbitro di oggi, che, ma non perché abbia sbagliato chissà cosa, ma delle votazioni importanti e credo che alla fine l'esperienza in altre categorie forse sarebbe meglio. No, sicuramente è stata una partita equilibrata. Eh, due squadre organizzate, devo fare i complimenti pubblicamente al, al San Giustino che è una squadra veramente organizzata che gioca un buon calcio, credo alla fine che a livello di occasioni noi abbiamo prodotto qualcosina in più e alla fine siamo stati premiati giustamente.